e altissima tensione in Medio Oriente, dove l'Iran ha minacciato vendetta contro Israele dopo l'attentato di Damasco costato la vita al generale iraniano Mohammad Reza Razaidi, capo delle guardie della rivoluzione. Annunciato oggi il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano Mohammad Bagheri, accusando ancora una volta l'esercito di Tel Aviv dell'attacco. Zaidi è stato ucciso lunedì scorso in un attacco aereo contro la sede diplomatica iraniana nella capitale siriana, Damasco, insieme al suo consigliere e ad altri 5 ufficiali della guardia rivoluzionaria iraniana. Oggi si sono svolti i funerali. Bagheri, citato dall'IRN, non ha usato mezzi termini. L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. La vendetta dell'Iran è inevitabile e Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia. Intanto gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta e si stanno preparando per un attacco da parte dell'Iran che potrebbe avvenire la prossima settimana contro obiettivi israeliani o americani nella regione, in risposta all'attacco contro la sede diplomatica iraniana nella capitale siriana.